OS 2023 continua. Ci troviamo allo stand della Quaba, un'azienda italiana che si occupa di produzione e distribuzione di prodotti per la depurazione dell'acqua potabile e la sua erogazione. Siamo in compagnia di Pier Giorgio Burattini, il responsabile commerciale e di sviluppo dell'azienda. Pier Giorgio, è un gran piacere averti qui ai microfoni di orecatv.it. Grazie Fabio, buongiorno, un piacere averti al nostro stand. È un piacere venire a trovare te e tutti gli amici che sono allo stand, che poi dopo diremo a sorpresa è condiviso anche con altra azienda. Riepiloghiamo in un minuto la storia di Quaba. Sì, Quaba nasce nel 2022, è una startup innovativa, nasce come società benefit e si occupa della progettazione e produzione di refrigeratori per acqua potabile. Abbiamo solo neanche 2 anni di operatività e siamo nati in un periodo in cui è scoppiata purtroppo la guerra russo-ucraina, però abbiamo superato tutte le difficoltà in maniera brillante e oggi siamo qua ad Ost dopo quasi 2 anni dalla nascita. La vostra presenza a Ost è un must, cioè voi mi raccontavi poco prima di accendere la telecamera che vi sentivate maturi per poter presentare al mercato tutta la vostra produzione. Sì, esatto, siamo oggi pronti per affrontare un mercato internazionale, infatti già vendiamo i nostri prodotti all'estero per un buon 80%, e abbiamo una gamma completa che va dal piccolo apparato per macchina per la casa fino a macchine più grandi per la ristorazione, per l'oreca insomma. Sono tutte le macchine che state vedendo mentre lui ne parlava, ma c'è una macchina che per voi rappresenta la punta di diamante, il modello esclusivo da poter spingere in questa fiera? Sì, abbiamo realizzato un prodotto unico che non è stato mai realizzato fino ad oggi, che utilizza del marmo vero come materiale estetico, perché abbiamo puntato molto sulla qualità e sull'estetica. Il marmo tra l'altro utilizza anche marmo di Carrara, che è un prodotto rinomato in tutto il mondo, è conosciuto in tutto il mondo, è molto famoso e molto apprezzato. L'abbiamo adattato, lavorato e presentato nelle nostre macchine come caratteristica estetica. Altra caratteristica della location in cui ci troviamo è proprio lo stand. Questo è uno stand condiviso. Sì, è uno stand condiviso e anzi abbiamo il piacere di annunciare la realizzazione di una joint venture con la ditta Nova Distribuzione Automatica. Crediamo infatti che il mondo del vending, il mondo della refrigerazione dell'acqua abbiano sinergie molto interessanti per il futuro e proprio per questo abbiamo unito le forze per uno sviluppo che riteniamo sarà brillante in questa direzione. E noi tra poco intervisteremo anche l'amministratore delegato di Nova Distributori, l'azienda veronese che da anni si occupa di costruzione, prima ancora di progettazione e realizzazione di distributori automatici, e parleremo proprio di questa joint venture. Ma torniamo a Quaba e forniamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno per richiedere informazioni, ricevere magari la visita di un addetto commerciale e chissà aprire una relazione commerciale ex novo. Assolutamente sì, l'indirizzo è info@quaba.it. È semplicissimo, scrivete e vi sarà risposto. Pier Giorgio, grazie, grazie per la disponibilità. Grazie a te Fabio, è stato un piacere.